con noi anche questa volta. Questa è l'ultima presentazione estiva della consegna letteraria Sei senza barcode. E anche segnato un anno di questa rassegna letteraria che lanciamo proprio il 29 settembre alla festa dei 6 anni di Senza Barcode, dove anche in quel caso Libri TV, Gianni Collocione erano insieme a noi. Sono molto contenta di presentarvi Lorenzo Pisani e sono Like Song, perché è un libro particolare, al di là del tema importantissimo che andremo a toccare, la procreazione medicalmente assistita e tutto quello che riguarda i bambini, l'adozione e anche le case famiglia, perché accenni anche a questo, è il libro di una storia d'amore tra due persone unite tra loro anche grazie alla musica e la pro patria. Sappiate che parleremo molto di calcio, molto della pro patria, che io una volta per errore ho scritto il pro patria, che ci sono arrivati i fulmini e le saette da Marnate, dove Lorenzo Pisani era anche assessore ai servizi sociali, ora svolge altra professione, ma ancora gira tra le parti della politica, Roma, i ministeri, insomma andremo a raccontare. Un'ultima cosa prima di iniziare a parlare con te Lorenzo, da metà settembre, inizio ottobre, ricominceremo con la nostra rassegna letteraria, ci saranno tantissime novità, ormai siete abituati. Chi è senza barcode, chi è senza barcode sa che non ho mai le idee chiare fino a che le cose non vengono fatte, siamo sempre molto, come si può dire, cambiamo sempre in corsa. Una cosa è certa, resteremo sempre accanto agli autori emergenti, semplicemente lo faremo con più forza e con più forme. Senza barcode si è inventata anche la web radio, sarà attiva da ottobre, probabilmente dal 14 ottobre, anche perché avevamo l'idea di partecipare al festival del podcasting che si terrà a Milano il 12 ottobre, quindi vediamo se le cose sono fattibili, faremo una scappata anche in Milano. Dopodiché la rassegna letteraria si trasformerà anche appunto in podcast e registrazioni, avremo moltissime dirette, moltissime interviste e poi ci saranno tante altre novità, un vero e proprio centro di promozione web, collaboreremo con loro sempre grazie alle nostre varie attività. Qua arrivano altri ospiti, sono qua per Lorenzo Pisani. Quindi Lorenzo, benvenuto e anche tu oggi sei senza barcode. Ciao a tutti, vedo tifosi anche della pro patria, quel di Roma. Che era detto che era difficilissima questa. Il che sono una soddisfazione, veramente una soddisfazione, perché la pro patria è un filo conduttore del mio libro, come lo sono gli due e come lo è mia moglie purtroppo non è qua con noi perché ha avuto problemi familiari, la nonna anziana, quindi non c'è, ma è come se fosse qui. Il mio libro è una sfida e, riprendendo quello che dicevano gli U2, un album degli U2 a cui gli sono legato tantissimo, è la mia entrata in guerra, perché è war. E così è ripreso il titolo del libro, che è Like a Song, che è una canzone di questo album che vi ho portato, anche perché sono riuscito a rubarlo a mio cugino, quindi è quello originale, sono veramente contento perché è stato lui che mi ha introdotto agli U2. E la mia entrata in guerra è determinata da un fatto semplice, nel senso che, come tutte le coppie di sposi oppure le coppie che convivono e vogliono ampliare la loro famiglia, io e Pamela a un certo punto della nostra vita abbiamo deciso di cercare di avere un erede. Nel momento in cui abbiamo iniziato a cercare un erede, è iniziata la nostra trafila degli ultimi 3 anni e mezzo, 2 anni e mezzo, e di conseguenza ci siamo imbattuti in questo fantastico mondo che è la procreazione medica assistita. Allora, io ti interrompo perché tu sarà difficilissimo con Lorenzo. Io l'avevo capita a maggio quando ci siamo sentiti all'inizio e infatti Pamela ti rinnovo la mia stima perché sei una donna fenomenale, sei riuscita a sopportare questo vulcano. Facciamo un po' di ordine. Allora, il libro
comincia la tua narrazione del 2009. Sì. E è proprio un percorso tuo scandito dalla musica degli U2, dal tifo per la propria e dall'amore nascente con Bubina. Bubina è Pamela, è questa ragazza che ti aiuta in qualche modo, anche forse inconsapevolmente, a capire tante cose di te e a trovare tra te la musica e le tue passioni, compresa anche la politica, una necessità che è quella appunto di avere una famiglia, poi di allargarla, ma anche di avere una famiglia. E quindi in questo libro incontriamo tutti i problemi che incontra qualsiasi ragazzo che è libero, spensierato, che vive in una grande casa delle meraviglie insieme a tanti altri amici fuori di casa, lontano dal proprio paese, e poi a un certo punto succede qualcosa e tocca mettere la testa a posto. Allora, parlaci dei primi capitoli, diciamo dal 2009 al 2013. 2009-2013 sono stati forse gli anni più spensierati e più belli della mia vita, nel senso che comunque abitavo in questa città che mi ha adottato, che è stupenda, che a Roma l'ho trovata un po' provata, quando sono sceso l'ho trovata un pochettino provata, onestamente, rispetto a quegli anni l'ho trovata un po' sofferente, però mi fa sempre piacere tornare a Roma perché è la mia casa adottiva. Ho avuto la fortuna di fare politica nella mia vita, è stato un orgoglio personale rappresentare comunque una comunità che è quella di Marnate, che è il mio paese, a cui sono legato tantissimo e sono orgogliosamente marnatese. E in quegli anni ero assessore ai servizi sociali nella mia piccola cittadina vicino a Milano, più che Varese, vicino a Milano, in provincia di Varese, proprio vicino a Milano. Scendevo in questa città stupenda ed eterna che è Roma e iniziavo a imparare il mio lavoro, a iniziare a fare quello che mi piaceva veramente. Condividevo un bellissimo appartamento in quel di Trastevere con due colleghi, uno alla mia sinistra, che ha vissuto con me per 6 anni, ha condiviso con me gioie e dolori, e un altro ragazzo che è stato mio testimone di nozze, che adesso è impegnato lavorativamente a una riunione, quindi non riuscivo a passare. E lì è nato comunque anche le prime uscite con Pamela. Ho iniziato a conoscere questa ragazza, l'ho conosciuta stranamente il giorno prima del mio compleanno, che è il 10 di aprile, era il 9 di aprile, e purtroppo è famoso in Italia il 9 di aprile 2009 perché è stato il terremoto dell'Aquila, è stato il giorno del terremoto dell'Aquila. Infatti con questo racconto cominci e subito stravolgi, più che sconvolgi il lettore, con una serie di emozioni contrastanti. Sì. Le emozioni contrastanti erano che era la mia squadra di calcio, che questa squadra bellissima che è la Pro Patria, che è l'unica squadra in Italia che ha la maglia a strisce orizzontali, di cui io sono orgoglioso. Apre chiudo parentesi, nella web radio di Senza Barco toccherà aprire una trasmissione per la Pro Patria, quindi se tutto va bene la web radio di Senza Barco sarà l'unica web radio a Roma ad avere una trasmissione sulla Pro Patria, perché è femminile. Eravamo primi in classifica, stavamo puntando la Serie B dopo 50 anni e noi avevamo il famoso posticipo serale della Rai della Serie C lunedì sera in quel di Cesena, cioè giocava a Cesena Pro Patria, una partita bellissima. Noi non ci rendevamo neanche conto di quello che stesse accadendo attorno a noi, se non dalla radio, che era tra l'altro la radio in macchina, Radio 2 era ascoltata penso da 2 persone su un pulmino da 9, perché noi cantavamo ed eravamo contenti. Ci siamo resi conto però che succedeva qualcosa di strano, perché le forze dell'ordine la prima corsia dell'A1 l'avevano occupata integralmente per i mezzi di soccorso della protezione civile e le ambulanze, quindi avevamo capito l'entità e la portata che neanche i telegiornali davano di quanto stesse accadendo veramente all'Aquila. E poi fu uno 0-0 fantastico che ci proiettava ancora in testa alla classifica. Purtroppo quell'anno lì, non si sa per quale motivo recondito, non riuscimmo a vincere il campionato, perdemmo anche la finale playoff. Però il giorno della finale dei playoff, come, scusate il francesismo, la sfiga, una volta ogni tanto non ha guardato giù integralmente, ma
il 21 di giugno del 2009 decidiamo io e Pamela ufficialmente di fidanzarci. Quindi da una disgrazia nacque calcistica, di cui non mi sono ancora ripreso e non mi riprenderò mai. Io ho avuto la fortuna, Pamela, tutta la mia stima, ho avuto la fortuna di condividere il resto della mia vita, con una persona che amo. Quel sabato mattina entrando nel mio ufficio vide gli occhi di tutti un po' tristi, non ne sapevo il perché. C'era il sole, si avvicinava Pasqua e tutto il settimana era andato per il meglio. Marta e Letizia dell'ufficio avevano quasi a stento alzato gli occhi per salutarmi e Rita sembrava incazzata con il mondo intero. Quella ragazza con il marito erano già seduti di fronte alla mia scrivania senza neanche ascoltarmi l'inglese in mano o lettera. Leggendola e scrivendo queste righe mi vengono ancora i brividi. Uno psicologo l'aveva inviato dal Tribunale dei Minori, aveva deliberato che la loro famiglia non era adatta per l'adozione. Cercai di attivarmi, di chiamare le persone di riferimento, feci veramente il possibile. Ma non riuscì assolutamente a dar loro una mano sperata. Nel 2014 hai questa traumatica giornata, perché veramente ti ha segnato, e comincia per te anche una fase importante. Tu ti scontri con una realtà che oggi combatti e continuano a piacerti. Che succede? Succede che questo capitolo è uno dei capitoli più sofferti del mio libro, che riprende anche una canzone degli due, che è Even Better Than The Real Thing, che è anche meglio dell'originale della traduzione, del vinile del 91 che ha Kumbedi, e è stato un percorso che è durato dal 2009 al 2014, quindi 5 anni, con una famiglia del mio paese, che nel 2009 aveva chiesto informazioni a noi per poter iniziare il percorso dell'adozione, poiché erano andate male tutte le procedure relative alla procreazione medico-assistita. Era la prima volta che mi capitava, vi dico questa verità, nel senso che anche di procreazione medico-assistita non sapevo nulla, l'ho scritto nel libro, se non perché ai tempi, quando mi occupavo di politica, si parlava di un famoso referendum in cui io non credo ai referendum in generale, cioè nel senso che comunque sono contrario al referendum perché ho dei parlamentari che ho votato, dovrebbero decidere loro per me, dei tecnici che dovrebbero saperne più di me, un esempio stupido che ho sempre fatto, relativo alle trivelle, cioè io non so niente di trivellazione del mare Adriatico, è meglio che decida un tecnico che è preparato. Però mi sono scontrato di fronte a questa situazione dove questa famiglia ha fatto tutto l'iter per poter adottare un bambino, una famiglia tra l'altro benestante di Marnate. La moglie aveva subito nell'arco di questo pregresso 6 aborti, quindi con la procreazione medica assistita aveva fatto 6 aborti. Credo che già noi avendone subito uno ho avuto delle difficoltà di testa, io immagino chi ne abbia subite 6. Lo psicologo del tribunale, non conoscendoli come li conoscevo io, come li conoscevano non io che ero un assessore, ma soprattutto i responsabili del servizio e dell'ufficio, che è gente preparata, sono assistenti sociali, sono gente del campo, avevano valutato positivamente la cosa. Un tribunale è andato fuori che li ha visionati due volte, ha deciso di escluderli perché la compagna, la moglie, aveva assunto degli psicofarmaci degli antidepressivi durante l'ultimo aborto che aveva subito. Quel momento lì ho iniziato a avere un colpo al cuore, perché conoscendo la famiglia non ritenevo giusta questa decisione che era stata là, perché comunque non li conoscevano come li conoscevo io, e il mio parere è che ero comunque una persona eletta dal popolo, ero comunque una persona che li conoscevo da tanti anni, da quando ero alto 60 cm e potevo camminare. Il mio parere era stato preso come carta straccia, quindi voleva dire che in quel momento lì io, anche se ero un amministratore ed ero una persona eletta dal popolo, ero un assessore, non contavo lì. E lì iniziavano a scardinarsi alcune mie, c'è una battuta famosa che ho scritto nel libro che era precedente a questa situazione, la prima volta che mi avevano accennato al discorso di procreazione medica assistita o di adozione, soprattutto di procreazione medica assistita, io ho risposto da ragazzino, perché era il 2009, 28 anni, da persona magari immatura, avevo risposto: ciò che è contro natura non dovrebbe essere,
però non capivo che magari ciò che era contro natura era perché era determinata da situazioni esterne, non dalla coppia. Io ora faccio l'avvocato di diavolo e vado contro ciò che io penso, però giustamente voglio portarti. Tu sei un uomo di destra, sì. E hai una tua coerenza, invisibilmente, però è quella. Perché non trovi, diciamo, egoistico che tu cambi idea su questo aspetto quando ne hai toccato tu? Cioè, protezione medica assistita, prima no, perché è contro natura, poi mi riguarda e allora diventa accettabile. Perché la non conoscenza di... La verità è quella, cioè, hai detto la verità, non è la conoscenza di un determinato settore, di una determinata situazione. Purtroppo fin quando non si conoscono determinate cose, non bisognerebbe avere l'umiltà, il ragazzo di 28 anni non aveva, o l'intelligenza che un ragazzo di 28 anni non aveva, di farsi da parte a un certo punto e dire è meglio che prima di parlare pensi veramente a quello che sto dicendo. Con il senno di poi non avrei mai dato quella risposta lì, però ho avuto anche il coraggio di scriverlo e di dire ho fatto un errore, non pensavo, questo è sto di parole che ho scritto perché mi ricordo come se fosse ieri, non pensavo di essere dall'altra parte della scrivania. Hai dato la risposta che speravo di sentire da te in questo momento. Facciamo un salto, un attimo, parliamo di una cosa più leggera perché sennò magari diventiamo un po' troppo pesanti. Mi racconti un attimo, siamo fuori linea, però io sono rimasta troppo sconvolta da una spina per la birra che tu hai costruito sul tuo terrazzo. Ti prego, raccontaci, perché questo va detto. Io avevo perso il lavoro, era un momento difficile, era uno dei momenti più difficili del rapporto anche con Pamela. Che iniziavamo a capire che effettivamente c'era qualcosa che non andava nella nostra coppia dopo numerosi tentativi di poter far rimanere incinta Pamela, non riuscivamo. Non riuscivo più lavorativamente a trovarmi con il lavoro che facevo in quel momento e per rilassarmi ho deciso di creare uno spicchio di una città che mi ha adottato ai tempi quando ero studente, che poi io e Pamela frequentiamo annualmente, che è Londra, e allora ho fatto una di un pub di Londra sul balcone di casa mia. È stata una scelta, io ho una passione oltre che per la mia propria, una passione per un'altra squadra di calcio inglese che è l'Arsenal, semplicemente perché ai tempi del liceo, l'ho scritto anche nel libro, ai tempi del liceo ero un ragazzino, in prima liceo la professoressa di inglese diceva dovete leggere un libro in lingua originale. Allora io e te, che astutamente già furbo e scafato, ho detto c'è Febbra 90 di Nick Hornby, che si chiama Fever Pitch. Ho visto il DVD in italiano, ho fatto il riassunto senza neanche leggere il libro in inglese, logicamente. Beh, mi sono appassionato clamorosamente alla squadra dell'Arsenal. Quando studiavo all'università ho avuto l'opportunità di seguire un progetto negli UK e a Londra, e la fortuna volle che l'appartamento che ci avevano dato per poter studiare si trovasse a Islington, quartiere vero dell'Arsenal, e sono uno dei pochi fortunati che ho visto l'Arsenal ad Ivory prima che arrivasse alle mie Reds, e quindi ho voluto riprodurre il Gunners Pub sul mio balcone di casa, e quindi Pamela era felicissima di questa cosa, però apprezzato da tutti. E ormai apprezzato da tutti, c'è gente che si presenta a tradimento suona al campanello. Ma a me questo zerello, cioè non farei mai. Questa settimana c'è stata l'evoluzione, cioè abbiamo messo anche il terreno di Ivory, nel senso che il balcone non ha più il cotto, ma il prato sintetico come Ivory. Visto che Marmante ci ha ufficialmente invitati, assolutamente. Tu dovrai spillare birra. Orgogliosamente. Gli amici sono una parte fondamentale della tua vita, insieme alla musica, l'amore per Pamela e la tua guardia, c'è un continuo di amici, tantissimi, che fanno parte della vostra vita e anche di tanti aspetti diversi. Abbiamo quello che poi è un medico importante per voi, che vi darà anche una notizia della stampa, poi hai un amico che si occupa di calcio, hai quelli che si occupano dell'associazione, insomma, chi sono poi gli amici?
Beh, i miei amici sono Giorgio, in particolare, che hai citato per primo, che è un compagno di banco del liceo, io sono stato 5 anni al liceo, siamo rimasti amici tantissimo, abbiamo visto tantissimi concerti degli due assieme. È fondamentale. È un ginecologo oncologo e molto più intelligente di me, perché è una persona stupenda e la persona che ci ha dato la brutta notizia che la gravidanza non sarebbe andata avanti, ma è stata anche la mia fortuna, perché detto da un amico è una cosa diversa rispetto a che detto da una persona estranea. Sono gli amici di Roma, siamo nella capitale, ci sono gli amici di Roma che mi hanno dotato per 7 lunghi anni della mia vita e che hanno fatto parte della mia vita o fanno parte tuttora. Sono stati Giuseppe, Giovanni e Ciccio, sono stati comunque la mia seconda famiglia per tantissimi anni. Mia mamma, che l'abbiamo sentita prima anche in videoconferenza, gli aveva detto: Giovanni e gli altri curate il mio bambino. La mamma del nord ha detto: curate il mio bambino. Sono stati veramente la parte più bella di questi anni vissuti a Roma e mi hanno dato una mano, mi hanno cresciuto, mi hanno, Giovanni aveva l'incubo, non l'ho scritto, forse l'ho scritto da qualche parte, di farmi pulire le scarpe al mattino, avevo sempre le scarpe sporche, lui mi diceva che queste scarpe le devi pulire, perché lui, essendo carabiniere, aveva questa cosa giusta di dire: pulisci le scarpe, oppure dottore Zingaro, perché vedo la RAI, dottore Zingaro, pulisci, rifai il letto al mattino. Quindi mi ha educato in una maniera come se fosse mia mamma, mi ha riportato all'ordine. E gli amici della Pro sono ancora oggi quelli con cui condivido maggiormente le mie giornate di bel lavoro. C'è Bene, che è mio fratello maggiore a tutti i sensi, perché lui è sempre stato un punto di riferimento nella curva della Pro Padre, è sempre stato uno dei miei punti di riferimento. Ci sono Riccardo, ci sono Ivan, Claudia, ci sono tantissime persone che ho voluto citare espressamente perché hanno fatto parte della mia vita. Ci sono Domenico, che non fanno parte della Pro Padre ma sono di Busto Arsizio, hanno frequentato il pub che frequentavo da ragazzo io, quindi c'è tutta la mia storia, cioè c'è tutta la mia vita e il mio mondo. Gli amici sono la parte più bella della mia vita, perché uno i parenti se li trova, gli amici se li sceglie, e hanno fatto parte veramente tanto della mia vita, nel senso che comunque sono figlio unico, anche Pamela è figlia unica, non abbiamo fratelli e sorelle, diciamo che questi sono stati tutti fratelli adottivi, anche se non di sangue, ma magari con un'attenzione nei nostri confronti maggiore anche di quella che possa essere un fratello vero. Siete riusciti a creare un collante tra gli amici e le varie passioni, le tante passioni che avete. Ora ritorniamo un po' a bomba su Pamela, che è veramente la protagonista, specialmente della seconda parte di questo libro, quando ci si avvicina alla protezione medicamente assistita, c'entra dentro. Perché è un programma complicato, difficile, doloroso e penoso. E tu prima mi hai detto una cosa che secondo me è una delle più belle che può dire chi ha la presunzione di scrivere qualcosa che interessa agli altri, perché tutti noi che scriviamo siamo in qualche modo dei presuntuosi, no? Siamo un po' convinti, ma tu l'hai fatto come terapia, detto, è stata una terapia, però è stata una terapia che in realtà è molto utile, ha aiutato te, ma può aiutare tantissimi altri. Libri come questi aiutano, come questo aiutano a non sentirsi soli. Pamela però era lì da sola, anche se tu eri accanto, era qualcosa che ha vissuto lei, e mi dispiace moltissimo che non può essere più presente, perché avrei voluto coinvolgerla e averla qui insieme a noi. Mi chiedo però come ha preso questo libro, questa tua terapia, allora, se ha fatto bene anche lei. Pamela l'ha scoperto a giochi fatti, nel senso che io non ho mai dormito tanto la notte fin da bambino, cioè non sono mai stato un dormino, non mi è mai piaciuto rimanere a letto. Sono stato più lucido dei due nel momento in cui avevamo scoperto che al quarto mese non era possibile avere gravidanza. Sono stato in quel momento la persona più lucida, probabilmente perché non lo portavo dentro di me, ma probabilmente perché avevo visto Giorgio, conoscevo Giorgio. Quindi avevo già visto la sua faccia, avevo già. Quindi
diciamo, spiegandolo è difficile a parole, però in quel momento mi doveva essere la parte forte della fuga. L'ho vissuta dopo, ragazzi, cioè, nel senso, questo era capitato a metà gennaio, l'ho somatizzato la prima settimana di febbraio, non dormivo la notte, non dormivo, non riuscivo più a chiudere l'occhio. C'è un amico che scrive il libro anche lui, e ho preso in mano il suo primo libro che ha scritto, e soprattutto ho preso in mano il libro che ha scritto una carissima amica che mi ha dato una scrittura, che è Marilena Lualdi. Ha scritto un libro bellissimo su Chiara, che è la bambina di nostri amici. Ma Chiara purtroppo è mancata nel 2016 all'età di 2 mesi e mezzo. Era 2 mesi e mezzo. Era l'unica erede di casa Cirilliano femmina, perché sono nostri amici anche dello stadio. Purtroppo è morta di una malattia di cui ancora oggi non si sa che malattia sia. Lo sto studiando all'Università del Connecticut e lo sto studiando in San Raffaele di Milano, per capire e poter dare una mano a quelle morti bianche, quelle che chiamano morti bianche, a cui non si può dare una spiegazione. Però non era una morte bianca a tutti gli effetti, perché aveva dei sintomi di questa malattia. Il Del Ponte ha investito dei soldi all'ospedale di Varese, lo stesso il Buzzi di Milano, lo stesso il San Raffaele di Milano, stanno continuando ad investirli per capire le problematiche. Mi è venuto in mente Marco, il papà di Chiara e Luca, lo zio. Se ce l'hanno fatta loro superare questa cosa, ce la devo fare anch'io. Ho iniziato a scrivere questi pensieri, ho iniziato tra l'altro con uno degli ultimi capitoli, che era Staker, la canzone dei due di Europa, che è dedicata a un carissimo amico mio che ho voluto tenere fuori dagli altri amici, perché è un amico speciale. Io lo chiamo speciale perché è Daniele. Daniele è un ragazzo down, non si dice che era la sindrome, è un ragazzo down. Daniele aveva capito tutto fin dall'inizio, quando io avevo iniziato il percorso di procreazione medica assistita. Lui non parla molto, è una persona che fatica a parlare, però lo fa con i gesti, te lo dimostra con i gesti. Ha iniziato a abbracciarmi e sedersi da parte a me allo stadio, non sedendosi più con suo papà e con Lele, ma sedendosi da parte a me nel momento in cui ho capito che io iniziavo quel percorso, quindi come se lo sapesse. Ho pensato a loro, è nato quando sono arrivato quasi alla fine. Pamela, la mattina alle 4:30, si è alzata e mi guarda e mi fa: cosa ci fai in piedi? Guarda, sto scrivendo la nostra storia, posso scrivere questo libro? Se ti fa stare bene scrivi. Ho già parlato con Marilena, è già a posto, lei non aveva capito nulla, io non riuscivo, probabilmente l'adrenalina, probabilmente non so di cosa. Ho fatto 1 mese e mezzo a scrivere tutte le sere, è stata la mia tanto non dormire per non dormire, e vedere quell'ecografia che ormai non batteva più il cuore, e scrivere cosa cambia. Beh, ha cambiato la mia vita. Cambia la tua vita, potrebbe aiutare anche la vita di... Io penso che è stato, nella sfortuna, è stato un dono che mi è stato, credendo in Dio e credendo comunque in qualcosa di superiore, è stato un dono che mi è stato dato. E quindi gli amici che ho conosciuto, siamo qua a Roma, che non è malato, cioè è comunque conosciuto te, Sheila, ho conosciuto tante realtà che mi hanno portato Liberi TV, mi hanno portato comunque a poter parlare di questa storia, e spero che questa storia possa aiutare le persone, possa aiutare la Casa di Chiara, che è un'associazione nata dalla perdita di questa bambina. Perché Chiara stanotte vi racconto questo aneddoto un po' con le lacrime agli occhi, anche se sono un duro, che ho scritto un messaggio. Stanotte ho dormito pochissimo perché ero emozionato. Uno, perché vedevo Giovanni e gli altri colleghi che per me veramente sono importanti e mi mancano tantissimo. Ma soprattutto stanotte ho sognato due persone. Ho sognato Marilena che mi leggeva il suo libro, che è dedicato a Chiara, quindi vuol dire che anche se non c'è più Chiara, in qualche modo gli ha dato forza. E ho sognato una persona che non c'è più, che veniva allo stadio con noi, che era Carlo, che era una persona a cui siamo affezionati tutti noi, che è mancato l'anno scorso. E l'avevo sognato un'altra volta l'anno scorso, quando era San Lorenzo, il 10 di agosto, quindi è stato come, lo vedo come un segno. Poi il segno vero di Carlo è il segno dello stadio. Lo stadio la gente non capisce o la vede dalla stampa in maniera un pochettino brutta, vede nei tifosi dello stadio come delle persone violente, come delle persone piantacasini. Lo stadio per me è una famiglia, per me è veramente una parte importante della mia vita, e tante associazioni di tifosi e tante tifoserie che ho avuto modo di conoscere mi hanno dato una mano.
e hanno dato una mano a questo progetto. Vi dico solo che non mi piace citarli perché sono i cugini e rivali di una vita, però il presidente del Legnano, che è la nostra, come se fosse Lazio Roma, se non forse peggio, è stato mio compagno di banco delle elementari e delle medie. Ha saputo di questo libro e mi ha dato una mano, anche se sa che parla male di loro perché è Legnano, però è una comunità umana che anche nelle rivalità calcistiche si è stretta attorno a me e Pamela, e si è stretta attorno a Luca e Marco con l'associazione della Casa di Chiara. Abbiamo portato a casa qualcosa che all'inizio non immaginavamo veramente. Io parlo con il cuore in mano perché c'è qua Alessandro, lui lo sa, alla presentazione del libro a Marrate c'era Stefano, che è il figlio di Rececconi della Lazio, è cresciuto nella tua patria. Quindi vedere questo legame con Roma e con Stefano, che lui abita a Roma, viene avanti dietro a Nerviano, viene su a ogni tanto a trovare la mamma, è una presa forte di coscienza dell'ambiente. Sta che io invito tutti non a guardare solo il discorso di sconti, ma è proprio una comunità umana che nel momento del bisogno si è stretta intorno a me e a Pamela. Ci ha dato una mano che voi, non ho le parole per dirvi giuste, perché va vissuta. È stata proprio la comunità umana, lo Speroni, che è lo stadio di Busto Arsizio, lo Speroni quando ha saputo la notizia è come se ci avesse coccolato, è come se veramente ci avesse protetto. È un lungo e tardo tempo che sì. Vi abbraccia. Sì. Cioè, ci sono molti numeri nel tuo libro, io non so se tu te ne sei accorto, però sei una persona che usa moltissimi numeri. Non c'è pagina senza un riferimento numerico, ma ce ne sono quattro che mi hanno scioccato. Sì. 1846, il conteggio delle beta. Sono numeri importanti. Il feto era di 6 settimane. Sì. Io so che oggi è il 31 luglio, un giorno importante. Sì, grazie, tra l'altro, grazie che mi avete fatto fare questa cosa, almeno ho avuto modo di somatizzare. Oggi era il termine di Pamela. Oggi era la data presunta del DPP, data presunta fatto. Sì. Non lo sapevo, l'ho saputo oggi. Io vorrei, mi infilo in punta di piedi di questa cosa, perché è una data vostra che nessuno toccherà, non passerà un giorno della vita senza che tu la ricordi, non ci sarà mai nessun 31 luglio, non capirà nessun 31 luglio senza che tu ricordi questa cosa, anche quando avete casa d'estate di bambini, marmocchi, casinisti. Però vorrei che tu ricordassi anche che il 31 luglio del 2019 hai onorato quello che voi avete fatto con questo libro e con questa presentazione. Ricordalo anche come un giorno dove, anche se non hai indossato quella maglia della Propale, idealmente gliel'abbiamo messa, mi ci sono messa anche io un angoletto e siamo tutti insieme, quindi mi fa piacere dirvi che oltre alle squadre che hanno sostenuto Legnano, la Propale, gli amici di Roma, di Milano, di Marnate, di mezzo mondo, ci sono anche gli amici di Senza Barcode che sono qui con voi anche oggi. Quel 1846 poi va scemando fino a un certo punto che si avvia e Pamela perde il piccolo. Però non è l'ultimo giorno del vostro tentativo con la procreazione e con il desiderio di diventare genitori. Perché adesso cosa succede? Adesso sono in guerra, come dicevano gli due, sono in guerra. Sono in guerra nel senso che comunque lo devo a Pamela, lo devo a me stesso. Voglio essere un esempio. Ho avuto lo stimolo forte soprattutto dalle persone che ne capiscono e sono competenti. La dottoressa Bernasconi, che voglio citare perché è stata veramente una fonte di ispirazione per me, che ci ha seguito in tutto il percorso di questi 2 anni e mezzo, mi ha detto una cosa da medico, non da madre, perché è madre, non da amica, ma me l'ha detto da medico, il che mi ha fatto più piacere. È brutto, tenetevi forte, lo so che è una cosa forte, mi ha detto:
questa cosa vuol dire che è andata bene, cioè, ci sono speranze, hai avuto un aborto, però vuol dire che il feto si è installato, ve lo dico. È una cosa bruttissima da dire, ve lo dice chi c'è passato, però ci ha dato una speranza, mi ha dato molto di più la speranza i medici, mi ha dato una speranza, e lo dice un uomo di destra, mi ha dato speranza agli italiani e mi ha dato una speranza la gente del pubblico, cioè i medici non hanno speranza, non lo sta, lo Stato non mi dà più speranza ormai da anni, lo Stato italiano non sa neanche che esistiamo noi che facciamo la procreazione, che assumiamo la procreazione, che non gliene frega niente, posso dire una parolaccia, non gli frega un cazzo di noi, è un costo probabilmente, non gliene frega nulla. Però la gente che ha passione e ci crede e fa il suo lavoro con passione, perché ho visto, io ho avuto la fortuna di lavorare per 6 anni al Ministero della Difesa, ce n'è qua uno. Io ho visto gente che il suo lavoro lo fa con passione, che indossa una divisa con passione, della sua vera passione. I medici sono uguali, non gliene frega niente che non li pagano in straordinario, non gliene frega niente che devono dire a Lorenzo e Pamela venite sabato mattina così non vi faccio la fattura e risparmiate 140 euro che se vi serviranno per gli ormoni o vi serviranno per prendere delle pastiglie per te, per prendere gli integratori per gli spermatozoi. Lo stadio, gli italiani, la comunità umana italiana, la comunità umana del mio paese, dello stadio, la comunità umana di Roma, la comunità umana è una comunità forte. Con la, lo Stato italiano sta in piedi per l'associazionismo e per questa gente, perché noi stiamo in piedi? Perché noi ci vogliamo ancora bene, noi vogliamo bene al nostro lavoro che facciamo. Ho trovato delle professioniste e dei professionisti che mi hanno dato lo stimolo, io lo devo a Pamela, lo devo a me stesso, lo devo perché ho scritto il libro e voglio dare la forza a chi intraprende la stessa strada che abbiamo intrapreso noi. Non preoccupatevi se lo Stato non vi abbandona, c'è gente che è lo Stato, che sono i medici, e sono loro la vera Italia, sono loro che ti danno una mano, sono, non pensate che sia andato male un tentativo o avete avuto un aborto, è colpa dei medici, non c'entrano nulla, è la natura, è uno su una maternità su 4 si interrompe, una fecondazione su 8 fecondazioni su 10 non vanno bene, dovete aver fede, fede, ma non se non siete cattolici o non siete buddisti o non siete musulmani, la fede dovete averla anche avete di fronte chi fa il proprio lavoro con passione, che ci crede, che rinuncia a stare con la sua famiglia, che rinuncia a stare con i suoi bambini, pur di dare la speranza a gente come noi, di avere un bambino è un dono. Io quando sento che viene fatto del male a un bambino mi piange il cuore, perché i bambini sono un dono, sono il nostro futuro, qualsiasi colore esso siano, qualsiasi nazionalità loro abbiano, il futuro nostro sono i bambini, perché noi tra 60, 70 anni non ci saremo più, 60, 50, noi non ci saremo più, però loro ci saranno e porteranno avanti i nostri valori. Io voglio che magari non ce la faremo, magari ce la faremo, però in tutto ciò io mi auguro che quello che ho scritto possa dare la forza, come ce l'abbiamo noi, di poter veramente, affidatevi a queste persone, perché non lo fanno, lo fanno con passione, lo fanno solo io, è la loro passione. Io, è stata la mia esperienza, io spero possa aver dato qualcosa di buono con questo libro, una speranza, soprattutto non mollo, non molleremo, io e Pamela, mi dispiace che non sia qua, però voi mi avete anche oggi, che il 31 di luglio sarebbe stato il termine di Pamela, mi avete dato la forza di andare avanti. Perché veramente mi avete accolto come mi ha accolto Giovanni, Ciccio, la prima volta che mi hanno visto, mi avete accolto veramente come Lorenzo, come Piso anzi, perché mi chiamano tutti il Piso e quindi sono contento. Mi avete accolto così, io sono contento di questo 31 luglio, potevo esserla in un'altra, magari era una femmina, mi toccava... però magari non mai, io lo vedo già maschio, come l'ho detto dalla Pro Patria, e soprattutto lo vedevo a tipo l'8 di settembre con la carrozzina un mese a vedere le prove del venerdì di Monza, della Formula 1, della Ferrari. È il mio compleanno, lo vedi che tu becchi sempre? Non immaginavo a portarlo a Monza con le cuffie, perché l'altra passione che non ho citato, perché vabbè. No, la racconti. La mia poi un'altra passione grossa, che è la passione soprattutto di papà, che mi ha tramandato, è la Ferrari, cioè, per me la Ferrari rappresenta l'Italia in giro per il mondo, e papà juventino, sa che io non mi occupo del calcio minore, quindi mi occupo solo della mia Pro Patria, e la cosa che mi ha tramandato, cioè io sono anche juventina, capito? Juventina tendente alla Lazio, perché ho mai laziale, quindi cioè,
che ci fa tu in questo? Il brodo? E la birra ci fa. Mi ha tramandato questa passione grossissima sulla Ferrari, fin da bambino mi portava a Monza. Sono stato con Pamela, ho corrotto Pamela a fare una traversata fino a Spa-Francorchamps a vedere il Gran Premio di Spa. Una santa, per ragazzi, una santa. L'ho portato anche lei sulla passione rossa della Ferrari e quindi... Senti, passione rossa, una domanda di rito. Sì. Ti senti uno scrittore adesso? No, assolutamente. Per me, te l'ho detto anche prima, per me è stata la mia terapia. Cioè, è stato quello che mi ha tirato fuori da questa situazione. È stata proprio... non mi metto neanche, ho bisogno, se dovessi diventare uno scrittore lo diventerò se qualcuno mi vuole dare una mano, perché se qualcuno mi vuole dare una mano, Marilena e Carlo mi hanno già dato una grossissima mano in questa fase, però ve lo ribadisco, è stata la mia terapia per uscire da un tunnel in cui non vedevo la luce e poi ho rivisto la luce. Vedi, tu hai detto prima, i bambini sono coloro che resteranno quando noi non ci saremo più. Beh, hanno questi pezzi di carta, resteranno. Magari usciranno da Tapao, ma ci sarà sempre qualcuno che lo avrà nella libreria o in qualche bancarella. Quindi io qualcosa ho scritto e molto di più ho letto, ho una passione per i libri, ho rispetto, un amore che non scemerà mai, quindi credimi, hai creato qualcosa che magari non è perfetto, che ha dei difetti, però hai creato un qualcosa che io come curatrice di una collana editoriale ti ho chiesto di lavorarci sopra, di farne diventare non solo i tuoi appunti, i tuoi ricordi, ma qualcosa di più, qualcosa di diverso. Forse non in più, ma di diverso, quindi sono convinta che anche su questo con Lorenzo Pisani, con Pamela Pisani, col Piso, con la Proparia, con gli U2 non è finita qui, con Senza Balcone. Io vi ricordo la rassegna letteraria che conclude la parte estiva, andiamo un po' a riposarci anche noi. Ma potete inviarci la sinossi e la vostra biografia a info@senzabarcode.it, potete entrare su Facebook, farci domande, insomma, presentare il libro con noi è assolutamente gratuito, quello che vi viene chiesto è appunto di iscrivervi alla nostra associazione e di coinvolgervi. Lo dicevamo prima, un lungo terzo tempo dove ci mettiamo dentro anche noi, dove vi coinvolgeremo con la web radio, con tutte le nostre varie iniziative. Vi aspettiamo ancora a Roma per le nuove idee che vogliamo sviluppare insieme. Ti lascio per i saluti, ringrazio ancora Liberi TV e Gianni Colossini, ringrazio Giorgio Rizzo Mungo e Rai del Pensiero qui in via Romanella da Forlì 7. A te i saluti, Lorenzo. Ciao a tutti. Vi aspetto a Marnate, se volete passare un weekend alternativo venite a Marnate, che è un paese bellissimo, e venite a vedere la Propatria, che il 24 di agosto inizia la sua stagione contro il Monza di Berlusconi, tra l'altro, quindi quindi siamo pronti a tutto, speriamo un giorno di vederci in Serie A per un Lazio Propatria, magari all'Olimpico. Ce la possiamo fare anche lì e vi invito veramente a seguire le vicissitudini di questo libro, perché secondo me avremo delle belle novità con l'autunno, sarà un autunno caldo. Abbiamo qualcosa da raccontare ancora. Ciao, a presto!